torna la musica classica in città e torna ad essere eseguita e ascoltata al Teatro Comunale di Teramo. La Primo Riccitelli, l'associazione culturale teramana della musica, teatro e danza, ha presentato la stagione dei concerti 2021 che si snoderà da ottobre sino alla fine dell'anno. C'è entusiasmo intorno a questa ripartenza. Che nuova stagione sarà? La stagione dei concerti, una stagione di musica classica, e parte il 19 ottobre, ritorniamo al Comunale, anche se solo per il concerto inaugurale. Poi avremo altri 6 concerti che verranno effettuati, alcuni nella sala polifunzionale e alcuni nell'aula magna dell'università, tutte e due collocazioni anch'esse ottime, e abbiamo deciso a seconda del tipo di spettacolo, del numero degli artisti, e fortunatamente per quello inaugurale, che è l'orchestra di Kiev, più di 50 elementi, possiamo disporre del Comunale. 7 concerti dunque fino a dicembre, uno più bello dell'altro, assicura il direttore artistico della Primo Riccitelli di Teramo, Nazareno Carusi. Un debito culturale con la città che sarà colmato con la presenza di artisti eccellenti. Chi saranno gli artisti che verranno a Teramo? Giuseppe Andaloro con la orchestra della radio ucraina, poi ci sarà Claire Wansi, vincitrice del concorso Gesanda, poi ci sarà il quartetto latinoamericano, preceduto dal gruppo straordinario dei solisti aquilani con 2 musicisti d'eccezione quali Alessandro Milani e Luca Ranieri, dopo la Roma 3 Orchestra, dopo ancora verranno Vincenzo Rana e Pierluigi Camicia, massimi esponenti della meravigliosa scuola pianistica pugliese, e infine l'ultimo concerto, Daniele Orlando, Gabriele Geminiani e Enrico Pace, cioè 3 dei massimi musicisti italiani di oggi, che dedicheranno questa chiusura a Beethoven, come è giusto che sia.